Un abbraccio a tutti, con il cuore. La buona novella oggi, il Vangelo è quello di Giovanni, capitolo 5, versetti 1-16, martedì, mese di marzo. Protagonista è un povero malato che da 38 anni vive sotto i portici dove c'è una grande piscina e non è mai riuscito, quando l'acqua si muoveva, ad entrare nella piscina. Gesù osserva, perché da chi ama osserva i volti degli altri, sa intuire che cosa si cela nella nostra anima. Noi siamo distratti, spesso anche certe madri, certi padri non si accorgono dei disagi terribili dei figli e praticamente non guardano, non osservano, li vedono appena appena, ma Gesù subito capisce il dramma di questo malato che da 38 anni era immobile. E Gesù gli dice: vuoi guarire? Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Il Signore prontamente dona una risposta straordinaria. Alzati, prendi la tua barella e cammina. Anche qui la fede opera miracoli. Sempre il cammino, la vita è un procedere, è un processo di crescita, sempre avanti. E se noi siamo uomini di fede, la fede compie miracoli, compie miracoli. E poi ricordiamoci che il Signore sa tutto di noi. Se siamo immersi nelle nostre miserie del mondo, nella solitudine delle nostre case, il Signore ci sta guardando e dice anche a ciascuno di noi: ma vuoi guarire? Se noi rispondiamo: sì, Signore, mi fido di te, guariscimi, e inizia un processo, un cammino di preghiera, un cammino di fede teso alla conoscenza del Signore, noi abbiamo la vita risolta, perché il Signore ci rimette in cammino. Quando poi vengono a sapere che il guaritore era stato Gesù, che cosa fa la gente? I giudei perseguitano Gesù perché faceva tali cose di sabato. Ecco, ciò che mi ha sempre affascinato del Signore è la sua libertà, il suo anticonformismo, il suo essere un rivoluzionario pacifico. La libertà di sabato, il sabato per gli ebrei, era giorno sacro, giorno totalmente in cui non si poteva spostare neanche un bicchiere, per dire. E allora il Signore proprio di sabato guarisce il povero uomo che da 38 anni giaceva immobile sotto i portici dove c'era la piscina. Fidiamoci, fratelli, è una gratuità, è una opportunità. Possiamo tutti diventare con Cristo dei, non dei gregari, ma dei leader, perché la fede accende tutte le luci e ci spinge verso cammini veramente gradevoli. La mancanza di fede è il nostro essere immobili. Senza fede non camminiamo. L'anagrafe va avanti da 40, 50, 60, ma l'interiorità rimane sempre quella. E allora rivolgiamo al Signore anche noi la preghiera e rispondiamoli: Signore, io voglio guarire, mi fido di te, vieni in mio aiuto. Un abbraccio forte, arrivederci.